La prima cosa da ricordare è che domani sera alle ore 20:30 qui in radio, nella sala della radio, terremo una conferenza dibattito Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria. Una conferenza dibattito che verrà, in cui esporremo il nostro concetto di uso della trascendenza, non del significato della trascendenza, il significato della trascendenza come oggetto, come nome, come sostantivo, lo trovate sul dizionario. A noi ci interessa mettere in luce l'uso della trascendenza, che cos'è per noi la trascendenza, che cos'è per noi l'immanenza e come ci si rapporta con la trascendenza e l'immanenza, quali sono i percorsi da fare in relazione alla trascendenza e all'immanenza. Cioè a noi ci interessa la vita, ci interessa la quotidianità, ci interessa affrontare la vita di tutti i giorni, non è che ci interessano i concetti astratti. Il concetto astratto viene usato proprio per costruire la vita quotidiana. Questo per noi è importante. Non è importante mettersi d'accordo su cosa vuol dire trascendenza o su cosa vuol dire immanenza o su cosa vuol dire. Importante è che queste cose vengano usate in un certo modo nell'affrontare la vita quotidiana. Per cui chiaramente esporremo i nostri concetti, esporremo i nostri pensieri. E invito tutti coloro che intendono partecipare, intendono venire, a farsi un po' di riassunto su ciò che loro intendono per trascendenza e immanenza, il loro uso che ne fanno di questi concetti, se ne fanno un uso, per affrontare la vita di tutti i giorni, cioè per costruire il proprio pensiero. Appare ovvio, almeno a me è ovvio, che sembra che quasi nessuna persona si chieda cosa sia in realtà la trascendenza e l'immanenza e quasi poche persone sappiano che uso farne tutti i giorni. Vi ricordo che in stregoneria le idee e i pensieri non sono cose astratte, cioè non sono cose slegate dall'individuo o dalla persona. I pensieri, le idee sono cose con cui costruire la vita, sono cose materiali. Vi faccio un esempio semplice. Se io prendo un martello e lo do in testa a qualcuno e gli sfondo il cranio, nessuno può dire che l'azione che fa il mio martello nel spaccare la testa a una persona non sia un'azione fisica. Bene, se io costringo un bambino in ginocchio a pregare un Dio che lo soccorra nelle avversità, tutti parlano di astrazione. Eppure è una cosa fisica, perché è una cosa che incide sulla psiche di una persona. Un mio amico, proprio oggi, mi ha fatto notare come l'infibulazione che usano gli arabi, alcuni arabi, alcune in Egitto più che altro, rispetto alle donne arabe, faccia parte di una tradizione perversa da modificare. Però nello stesso tempo mi diceva, guarda, che il concetto di verginità delle donne e il concetto di fedeltà all'interno del matrimonio castrano ugualmente le persone perché costringono le persone a dei comportamenti innaturali. È chiaro che noi non sappiamo esattamente cosa sia il comportamento naturale fuori dal condizionamento educazionale cattolico, però sono delle cose reali, cioè sono delle cose materiali, non sono materiali come un martello. Però incidono talmente, in modo talmente evidente sui comportamenti di una persona da essere delle cose materiali. Per cui in stregoneria e nel paganesimo, siccome la stregoneria e il paganesimo partono dal presupposto che l'esistenza di un essere della natura di cui noi siamo parte non è altro che un processo di costruzione di noi, cioè un processo con cui noi ci costruiamo per trasformare la morte del corpo fisico in nascita di un corpo del corpo luminoso, la costruzione del corpo luminoso è un atto materiale, è un atto fisico, è un atto reale. Per cui le idee che noi abbiamo non sono idee a priori sull'atto di costruzione del nostro corpo luminoso, ma sono il riflesso del nostro percorso di costruzione del corpo luminoso. Per cui sono delle cose materiali, cioè ci sono delle cose reali. Mentre invece per un cristiano che si immagina creato ad immagine e somiglianza del suo Dio, le idee non sono altro che sensazioni, sono delle cose astratte, sono delle cose che non hanno una materialità, perché non affronta la vita determinando se stesso, ma affronta la vita mettendosi in ginocchio, supplicando il suo Dio, per ritornare al suo Dio. Tanto lui è costruito a immagine e somiglianza di Dio, cosa vuoi in più? Cosa c'è da modificare oltre all'assoluto, al Dio creatore? Non c'è nessuna modificazione da fare. Perché questa concezione che per noi è aberrante, perché per noi rappresenta il male, perché
blocca lo sviluppo dell'individuo, per noi è assurda. Per cui anche in filosofia, se voi leggete il concetto di idee, il concetto di pensiero, per noi è una cosa assurda, proprio perché le idee sono delle cose precise, delle cose materiali. Così la trascendenza per noi è una cosa materiale, va definita come tale. E così è l'immanenza. E così è come noi ci rapportiamo nei confronti della trascendenza e dell'immanenza. Questo è che faremo in conferenza. E tutto questo, come le nostre divinità, come noi siamo dei, e incontriamo il divino che ci circonda, non è una cosa astratta, è una cosa reale, è una cosa palpabile. E questo è importante da sapere, altrimenti non ci capiamo più. Cioè, noi non possiamo pescare dal cristianesimo, noi non abbiamo nessuna relazione col cristianesimo se non nell'indicazione del male, della negazione del divenire umano che il cristianesimo è portatore. E questo è importante. E in conferenza parleremo della trascendenza e dell'immanenza. Poi magari ne faremo un'altra in cui parleremo di dialettica e divenire, parleremo di altri concetti sempre all'interno della stregoneria e del paganesimo. E questo vi ricordo per domani sera in sala radio alle ore 20:30 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Via Belzoni è una laterale di sinistra della strada del Santo che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero, sempre in località Cadoneghe, vi ricordo. E la relazione la farò io insieme a Francesco, che avete già sentito, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, e che integrerà quello che dirò io, insomma, la mia relazione. E naturalmente subito dopo apriremo il dibattito col pubblico e il dibattito spazierà sia per il discorso della trascendenza e dell'immanenza sia anche per altre cose. Non è che ci siano dei limiti. Ricordatevi sempre che le nostre conferenze sono delle vere e proprie sfide, cioè sono dei dibattiti reali, non è che siano cose tanto per giocare. Cioè, non facciamo le cose tanto per farle, facciamo le cose perché è una questione vitale, è una questione per costruire l'individuo. Ricordatevi, nel paganesimo in stregoneria, la vita è un momento attraverso il quale l'individuo costruisce se stesso, è un'opportunità per costruire la propria coscienza e la propria consapevolezza. Non è un atto dovuto a un Dio creatore, ma è un'opportunità che abbiamo. Dei milioni di spermatozoi che hanno tentato di arrivare all'ovulo, quello che noi siamo in questo momento è quello che ce l'ha fatta. Bene, quello spermatozoo ci ha dato un'opportunità e questa opportunità noi la dobbiamo sfruttare, non dobbiamo metterci in ginocchio. Questo è il concetto fondamentale. Andiamo ancora avanti per la trasmissione di oggi. Nella trasmissione di oggi parleremo delle correnti vegetative nel crogiolo del male. Partendo proprio dal fatto che la vita è un atto di costruzione, noi abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone. L'estate scorsa, prima anzi dell'estate scorsa, abbiamo parlato del crogiolo dello stregone, elencando tutta una serie di elementi attraverso i quali l'individuo si costruiva. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone non è altro che l'individuo stesso. Cioè l'individuo che manipola se stesso in relazione all'oggettività che vive. Questo fare è un fare magico. Ebbene, nel crogiolo dello stregone noi abbiamo messo l'attenzione, il chiedersi il perché delle cose, la follia controllata, ascoltare il mondo attorno a noi, vivere per sfida, l'agguato, la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, il sognare, chiamare le cose col loro nome, palpare il mondo, togliersi dal centro del mondo, le determinazioni, la volontà, la sospensione del giudizio, lo scetticismo, l'intento, l'attenzione. Ebbene, con tutti questi, prima dell'estate dell'anno scorso, abbiamo detto che praticando questi elementi e abbiamo dato una descrizione sommaria, era possibile sottrarsi dall'assoggettamento che il condizionamento educazionale cattolico ci imponeva. Cioè il cattolicesimo, da quando nasciamo, ci impone di assoggettarci, di sottometterci. Perché questo? Perché il cristianesimo non ha una dottrina che costruisce l'essere umano, ha solo un sistema per sottomettere i bambini, per stuprare i bambini. E questo è vero, è talmente vero, che abbiamo una piccola relazione che ci viene dalla Germania orientale, e che ci dice, cosa ci dice questa relazione? Che nella Germania orientale, con l'avvento del comunismo, di pratiche diverse, cosa è successo?
che è entrata in uso una pratica per celebrare l'arrivo all'età adulta, all'adolescenza dei ragazzi. Cioè, anziché fare la cresima, c'è una specie di cerimonia in cui i ragazzi fanno dei corsi, corsi anche di cucito, corsi vari, no? E vengono accolti nell'età adulta. Bene, questa cerimonia che il cattolicesimo sperava di far sparire con l'abbattimento del muro è invece stata praticata ultimamente da ben circa, non so se 100.000 o mezzo milione di ragazzi, comunque questo la leggeremo. E questi non sono assolutamente condizionati al cattolicesimo, cioè del Dio creatore non gliene frega assolutamente niente. Per cui il cattolicesimo è solo un condizionamento educazionale dei bambini, è solo un sistema attraverso il quale mettere i bambini in ginocchio. Infatti, eccolo qua, ho trovato l'articolo, è Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera del giorno, accidenti, non è neanche scritto il giorno, comunque è uno degli ultimi giorni. È uno degli ultimi giorni per far parte del Corriere della Sera in cui Wojtyla è in Austria. Dice 100.000 ragazze e ragazzi, 10.000 in più del 97, quest'anno, 100.000, solo quest'anno 100.000, hanno prestato quest'anno il giuramento della gioventù nei Lager dell'ex Germania Est. Non sono più obbligati a lottare per la nobile causa, del socialismo e onorare l'eredità rivoluzionaria. Non sono più obbligati a sottoporsi al rituale, ma continuano a farlo nel rispetto di una tradizione familiare felice, come spiega Sebastian, di iniziare da oggi qualcosa di nuovo. La popolarità della cerimonia, che di fatto sostituisce il sacramento cristiano in questa parte della Germania, preoccupa le chiese cattoliche e protestanti, deboli e poco influenti nell'ex DDR, ma anche il governo di Bonn non rimane indifferente al fenomeno e il ministro della famiglia, guidato dall'ex dissidente cattolica dell'Est, ha fin qui negato ogni aiuto pubblico con la motivazione che la Judenweek, che è il nome della cerimonia, ha ancora una valenza ideologica, come se il cattolicesimo non avesse una valenza ideologica. Per cui il cattolicesimo è solo un sistema per condizionare, per castrare le persone, non ha niente di cattolico. Infatti, vi ricordate che un altro po' a noi ci davano degli anticlericali, un altro pochetto, o degli anticattolici perché parlavamo del pazzo di Nazareth o perché parlavamo del macellaio di Sodoma e Gomorra. Detto questo, abbiamo stabilito l'insieme degli elementi che aiutano a sottrarre l'individuo dall'assoggettamento in cui i cristiani vogliono metterlo. Dopodiché, una volta che l'individuo si sottrae dall'assoggettamento, incontra nel mondo che lo circonda il divino. Cioè, una volta che si sviluppa il divino che abbiamo dentro, che noi ci consideriamo essere divini, incontriamo il divino che ci circonda e col divino che ci circonda costruiamo delle relazioni. Allora abbiamo preso il nostro crogiolo dello stregone e lo abbiamo inserito nei quattro canti del mondo. Perché? Ogni relazione in stregoneria che si costruisce sono quattro canti del mondo. Siccome nei quattro canti del mondo l'essere umano, qualunque essere, mette se stesso, mette l'intero se stesso, e la relazione viene fatta con un altro essere cosciente uguale a noi che mette tutto se stesso, chiaramente ogni se stesso prende quanto gli serve dall'altro essere. Questi sono quattro canti del mondo, perché due canti sono sul piano della ragione e della descrizione e due canti sono sul piano della percezione. Naturalmente la percezione può essere più o meno profonda, la ragione può essere più o meno vasta, non ha importanza, però costruisce la relazione nei quattro canti del mondo. Dopodiché abbiamo continuato e abbiamo elaborato il crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? Non è altro che l'attività costrittiva del comando sociale e del cattolicesimo, essenzialmente del cristianesimo, nel distruggere la capacità dell'essere umano di determinare se stesso, di costruire se stesso. L'essere umano deve essere distrutto affinché non possa costruire se stesso, deve essere fatto diventare bestiame di un gregge che va al macello, deve essere messo in ginocchio, si deve stuprare la sua capacità di usare la volontà e le determinazioni. E vedremo dopo come queste cose vengono portate anche all'estremo. Niente, dopo di questi elementi, oggi trattiamo le correnti vegetative nel crogiolo del male.
ed è uno degli elementi del crogiolo del mare, cioè come si distruggono le correnti vegetative nella persona. Dopo magari le correnti vegetative, nonostante siano state distrutte, continuano a funzionare, succede che uno che va in coma, che ha le correnti vegetative che gli funzionano, la ricostruzione del reticolato sinapsico avviene più velocemente e si grida il miracolo perché quello è uscito dal coma. Oppure ancora, era paralizzata, però aveva ancora, non era ancora proprio sottomessa, le correnti vegetative funzionavano e magari comincia a muovere le gambe. Ostia, il miracolo, il miracolo! Queste sono cazzate fatte dai cattolici. I cattolici fanno solo cazzate, sono solo aberrazioni umane, non hanno nessuna dignità umana, non hanno nessun, hanno bisogno della tortura per essere riconosciuti, ma non hanno pensiero, non hanno dignità personale. E vedremo dopo anche nella rassegna stampa questo. Bene, trattiamo allora le correnti vegetative nel crogiolo del mare. Le correnti vegetative sono fiumi di vibrazioni di energia che attraversano l'individuo e si fanno sentire come dei formicolii, più o meno pronunciati, e hanno la funzione di rivitalizzare l'energia vitale. Questo tipo di formicolii si sentono molto nella pratica della meditazione e della contemplazione, specialmente quando sono rivolte verso l'interno dell'individuo. Ne abbiamo già parlato, se ricordate, della contemplazione, della meditazione, di questo. Nella contemplazione l'oggetto contemplato è esterno all'individuo. Su questo oggetto concentro la mia attenzione e da questo ricevo delle sollecitazioni. Esiste una pratica di contemplazione che si sviluppa, ad esempio, mentre si blocca il dialogo interno, quando si cerca di predisporsi per il sognare, in cui la contemplazione si concentra verso l'interno dell'individuo. L'individuo ascolta se stesso, ascolta le sensazioni che riceve dal centro della pancia, dal proprio sesso, dal proprio plesso solare, dal proprio cuore, dalla propria gola, dalla propria spina dorsale. Non so se questo vi ricorda qualcosa a qualcuno, eh? Dalla sommità della propria testa e dal centro della fronte. In tutte queste situazioni, dopo un po' di tempo che ci si prepara a sospendere il dialogo interno, si ricevono delle sensazioni di vibrazione, di formicolii, di spinte e di punture. Non tutte le vibrazioni dei formicolii sono date dallo scorrere dell'energia vitale vivificatrice, ma comunque ognuna di quelle sensazioni ci permette di riconoscerne lo scorrere. Nelle pratiche orientali, lo scorrere di queste vibrazioni viene identificato col risveglio della Kundalini, una forma di energia vitale che giace dormiente nell'osso sacro e che l'attenzione dell'essere umano risveglia e mette in moto. Il suo progressivo dispiegarsi sveglia tutti i centri di manipolazione dell'energia vitale posti lungo il corpo. Questo modo di intendere le sensazioni è un modo univoco, quasi una verità cui piegare l'interpretazione delle sensazioni dell'individuo. Le correnti vegetative attraversano sempre l'individuo, lo percorrono e lo rivitalizzano. Il crogiolo del male agisce sull'individuo bloccandole. La sottomissione dell'individuo porta ad impedire alle correnti vegetative di esprimersi. Vediamo cosa dice Reich nel suo La funzione dell'orgasmo. La morale agisce come dovere, essa è incompatibile col soddisfacimento naturale delle pulsioni. L'autoregolazione segue leggi naturali del piacere e non solo è compatibile con le pulsioni naturali, ma è anzi funzionalmente identica. La regolazione morale crea una morale cattolica, crea una contraddizione psichica violenta e insolubile, quella tra natura e morale. In tal modo essa aumenta la pulsione, che a sua volta richiede una maggiore difesa morale. Essa esclude una circolazione organica dell'energia nell'uomo. L'autoregolazione sottrae l'energia a un desiderio insoddisfabile, trasferendola su altri oggetti o partner. Essa si regge su un continuo alternarsi di tensione e distensione e si colloca quindi nell'ambito di tutte le funzioni naturali. La struttura determinata da una morale coercitiva esegue il lavoro sociale senza partecipazione interiore, sotto la pressione di un dovere estraneo all'io. La struttura regolata sesso-economicamente, il lavoro in accordo con gli interessi sessuali che scaturiscono dal grande serbatoio dell'energia vitale. La struttura morale verso l'esterno segue le rigide leggi del mondo morale, sempre cattolico, vi si adatta esteriormente e vi si ribella interiormente. In tal modo essa si espone in altissimo grado alla dissociazione, ad una dissociazione inconscia, coercitiva e pulsionale. La struttura sana, determinata dall'autoregolazione, non si adatta alla parte irrazionale del mondo e afferma il proprio diritto naturale.
Al moralista nevrotico essa appare malata e dissociata, ma in realtà essa è incapace di compiere azioni dissociate. Essa sviluppa un'autocoscienza naturale basata sulla potenza sessuale. Normalmente la struttura morale è debole da un punto di vista genitale ed è quindi costretta a cercare compensazioni, cioè a sviluppare una coscienza di sé falsa e rigida. Essa mai sopporta la felicità sessuale altrui, poiché essendo incapace di goderla, la sente come provocazione. Per essa gli atti sessuali sono essenzialmente dimostrazioni di potenza, potere di avere. Per la struttura genitale, la sessualità è una esperienza di piacere e nient'altro. Per essa il lavoro è un'attività e una realizzazione gioiosa di vita. Per la struttura morale il lavoro è un dovere fastidioso, è un semplice mezzo per assicurarsi i mezzi di sussistenza. E aggiungo io, è anche un mezzo coercitivo nei confronti degli esseri umani. Reich con questi passi ci dice come l'annientamento da parte della struttura morale delle pulsioni sessuali portano alla distruzione delle tensioni che conducono al soddisfacimento naturale delle pulsioni stesse. Le correnti vegetative altro non sono che espressione della soddisfazione dei bisogni dell'individuo. Le correnti vegetative scorrono molto forti nell'individuo che soddisfa i propri bisogni, mentre rallentano il flusso fino a scomparire nell'individuo che sottomette la soddisfazione dei propri bisogni ad una morale coercitiva. Le correnti vegetative sono forze che costruiscono il corpo luminoso, sono espressione della sua costruzione, sono guardiane a difesa della continuità nella costruzione. E il crogiolo del male, attraverso l'imposizione della morale coercitiva, tende a bloccarne i flussi. Che relazioni esistono fra la soddisfazione sessuale e le correnti vegetative? Molte e poche nello stesso tempo. Molte perché il bisogno di soddisfare gli impulsi sessuali è l'ultima frontiera su cui si attesta il divenire dell'essere umano. Il bisogno sessuale è il bisogno fondamentale della nostra specie. Quando questo bisogno cessa, l'individuo si appresta ad essere sconfitto. Le correnti vegetative sono vibrazioni prodotte dallo scorrere dell'energia vitale che dentro un corpo fisico dell'essere umano possiamo anche definire come energia sessuale. L'energia sessuale è l'energia che genera la vita. L'energia sessuale è l'energia che rinnova l'individuo. L'energia sessuale è uno degli istinti che, anche se viene disciplinato, è socialmente ammesso. Le correnti vegetative sono correnti di energia uguali a quelle sessuali, solo che l'energia sessuale è l'energia vitale all'interno dell'individuo, che per le sconfitte impostili si è ridotto a funzionare soltanto per il sesso. Anziché alimentare l'intera esistenza della vita dell'individuo, alimenta solo un aspetto, l'ultimo a morire, il sesso. Chiunque pratichi il crogiolo dello stregone praticando meditazione, contemplazione, arte dell'agguato sognare, attraverso la sospensione del giudizio e del dialogo interno, altro non fa che rivitalizzare la propria energia sessuale. Non perché rivitalizzi il proprio sesso, ma perché rivitalizza l'intera persona di cui il suo sesso è espressione. Praticando gli elementi del crogiolo dello stregone, accelera i flussi di energia vitale, si rende consapevole delle correnti vegetative e attraverso queste alimenta tutti i propri centri di utilizzo dell'energia vitale. Il primo centro che rivitalizza è quello relativo al sesso. Il secondo centro che rivitalizza è quello relativo a volontà. Volontà si esprime con una forte pressione al centro della pancia, circa un palmo sopra il proprio sesso, e si avverte come una pressione o un pungiglione che preme quando si sospende il giudizio. Dopodiché la stessa sensazione si avverte sul plesso solare, sul cuore, sulla tiroide, al centro della fronte e sulla sommità della testa. L'azione delle correnti vegetative altro non è che l'azione di costruzione del corpo luminoso. Ricordiamo come la costruzione del corpo luminoso dell'individuo possa essere paragonata all'arte del fornaio mentre manipola farina, acqua e ingredienti o del ceramista mentre manipola la creta per ottenere un impasto omogeneo al quale poi dare forma. Le correnti vegetative indicano come questa operazione sia in corso. Non è importante che ci si concentri l'attenzione, è importante che si diventi consapevoli di quanto sta avvenendo. L'importante è che ascoltiamo quelle correnti, ma che concentriamo la nostra attenzione non sulle correnti vegetative, ma sui nostri intenti, quali lo sviluppo del sognare o sull'arte dell'agguato. Dopodiché possiamo meditare, dobbiamo sospendere il giudizio, mantenere un atteggiamento scettico, toglierci dal centro del mondo, esercitare le nostre determinazioni, la nostra volontà, insieme a tutti gli altri elementi del crogiolo. Il crogiolo del male tende a bloccare le correnti vegetative, anche se chi opera in questo senso non sa né che cosa sono,
né a che cosa servono queste vibrazioni. Lui li chiama formicolii e li sente soltanto quando è molto stanco, quando è spossato, e li imputa ad effetti della stanchezza. In realtà sono dei rinnovi dell'energia che avvengono per evitare che la stanchezza distrugga l'individuo e lo predispone per rinnovarsi attraverso il sonno. Il crogiolo del male agisce nei confronti delle correnti vegetative, impedendone la percezione, distruggendo l'idea dell'intento per cui agiscono. In altre parole, per il crogiolo del male, le correnti vegetative non esistono. La morale che viene imposta attraverso il blocco delle soddisfazioni sessuali dell'individuo e per conseguenza tutto quanto permette all'individuo di crescere e svilupparsi, blocca la percezione delle correnti vegetative. La coercizione morale, che si traduce quasi inevitabilmente in coercizione sessuale, tende a bloccare progressivamente queste correnti, spegnendo a poco la capacità di de determinazione dell'individuo. Ricordiamo che le determinazioni sono le relazioni obbligatorie per l'individuo per ciò che è. Io mi relaziono al mondo con le mani, con la testa, col pensiero, perché io sono diventato così. Un elefante ha delle determinazioni diverse. Quando un individuo comincia un cammino di stregoneria, la prima cosa che deve fare è sottrarsi alla morale coercitiva. Se non conosce direzioni attraverso le quali sottrarsi, andrà inevitabilmente a sviluppare la perversione insegnatagli dalla morale coercitiva, unico modo per sottrarsi all'abbraccio mortale della morale coercitiva stessa. La perversione altro non è che l'espressione del bisogno del soggetto di sottrarsi alla morale coercitiva quando ritiene che la morale coercitiva sia naturale e normale. La sottrazione dalla morale coercitiva in stregoneria avviene attraverso lo sviluppo del potere di essere, in pratica riconoscendo che quella che si subisce è morale coercitiva, ma che il suo contrario non sta nella perversione, ma nella liberazione di quanto ostacola lo sviluppo dell'individuo nel mondo. Conoscere questo intellettualmente è il primo passo per sottrarsi alla morale coercitiva. Dopodiché subentra la ricerca degli elementi e delle strategie attraverso le quali rimuovere gli ostacoli che si frappongono fra l'individuo e la sua dilatazione nel mondo. Queste strategie, questo cammino è l'arte della stregoneria dell'individuo, che è il primo passo nella lustrazione di se stesso. L'illustrazione dell'individuo avviene attraverso la rivitalizzazione delle correnti vegetative, dei formicolii che salgono lungo il corpo. Quali strumenti? Quali centri di utilizzo dell'energia vitale verranno messi in moto? Quali priorità dare allo sviluppo del proprio potere di essere appartiene al singolo individuo e al proprio divenuto prima di diventare consapevole di quella presenza? La teoria della Kundalini è stata elaborata proprio partendo da questo. La Kundalini ha l'ultima sede nell'osso sacro, dicono gli induisti o chi per essi. In realtà ha l'ultima sede nel sesso. Il centro di energia vitale del sesso è l'ultimo a morire in quanto in relazione con lo sviluppo della specie all'interno della natura ed è il primo a rivitalizzarsi quando un individuo mette in moto le proprie determinazioni e con esse le correnti vegetative. Dal momento che un percorso di stregoneria parte sempre da un essere umano adulto, quel centro comunque è in grado, sempre finché l'essere umano è ancora vivo nella natura e ha sufficiente volontà per ascoltare il mondo, di rivitalizzare l'intero corpo luminoso. Secondo alcuni stregoni, fin tanto che c'è vita e consapevolezza come esseri della natura, c'è sempre la possibilità di provare a costruire il proprio corpo luminoso anziché accettare la distruzione come evento naturale. Il crogiolo del male ha lo scopo di distruggere la volontà dell'individuo. Distruggendo la volontà, ottiene la sottomissione alla morale coercitiva. Ottenendo la sottomissione alla morale coercitiva, ottiene il blocco dei flussi dell'energia vitale. Ottenendo il blocco dei flussi dell'energia vitale, ottiene il blocco della volontà. Ottenendo la sottomissione alla morale coercitiva e alla necessità di riprodurre la morale coercitiva stessa. Ascoltando le correnti vegetative attraverso la meditazione e la sospensione del dialogo interno, si rivitalizza volontà che ci sottrae alla morale coercitiva che rivitalizza le correnti vegetative. Nella prossima trasmissione parleremo della follia controllata nel crogiolo del male. Nella prossima trasmissione del crogiolo del male, però, dalla prossima volta cambieremo invece il crogiolo. Cioè, la prossima volta, siccome mi sono accorto che siamo a luglio e facendo i conti arrivavo a parlare dell'arte dell'agguato in pieno agosto,
ho pensato di accelerare le trasmissioni sull'agguato in modo di farle da giovedì prossimo. Sono tre trasmissioni e ho definito tre aspetti dell'arte dell'agguato che, se li usate, penso che dopo tutto il resto lo scoprirete da voi. Per cui, dalla prossima trasmissione, per tre trasmissioni, parlerò dell'arte dell'agguato del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Per cui, la prossima trasmissione parleremo invece dell'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo. Adesso farò un po' di rassegna stampa prima di prendere le telefonate, però se mi date 2 minuti, vi do 2 minuti di musica che vado a prendermi qualcosa da bere perché me lo sono dimenticato dall'altra parte. Abbiate pazienza 2 minuti che arrivo immediatamente. Rieccomi qui in linea. Una cosa devo dire prima di cominciare a fare quello che devo fare sulla rassegna stampa, che è un argomento che mi interessa più degli altri. Voglio ricordarvi che è stato dato l'annuncio della morte di Carlos Castaneda. Per me Carlos Castaneda è stato molto importante, è una delle pietre miliari che mi hanno permesso di descrivere le cose che già facevo. Cioè, io la mia pratica di stregoneria l'ho cominciata prima ancora di sapere cosa stessi facendo. Proprio attraverso l'arte dell'agguato, attraverso la follia controllata, attraverso il chiedermi il perché delle cose e tante altre cose. Bene, Castaneda è stato un personaggio che mi ha permesso di descrivere cosa stavo facendo e cosa mi stava succedendo. Per cui per me è un personaggio che è stato fondamentale, importantissimo. Senza di lui probabilmente non avrei neanche costruito la mia strada della stregoneria. Ciao Nico! Anche oggi a rompere scatole! E mezza. No, non lo so io, con loro non lo so io. Vabbè, quello non mi interessa a me. Io. No, a me guarda, come se neanche esistessero quelli dell'altro. Dopo sono amici, ma per me quegli argomenti non. Rieccoci qua allora. Allora, riprendo il discorso. Per me Carlos Castaneda è stato importantissimo perché mi ha permesso di descrivere le cose. Dopodiché, in stregoneria, vige una regola. Il maestro è quello che viene calpestato, cioè, qualunque persona dalla quale impariate qualcosa, bisogna usarla per andare oltre. Cioè, non esiste una dipendenza dalla persona che ti insegna qualcosa. Viene usata per quello che serve, dopodiché si va oltre. E questa è la regola fondamentale in stregoneria nel paganesimo. Non esiste il maestro che chiede deferenza. Proprio quando qualcuno vi chiede deferenza, sputategli un occhio. Le cose vengono prese per quello che servono. Anche perché se qualcuno vi dà qualcosa, come io in questo momento cerco di darvi le mie cose, è perché questo va bene a me e per questo serve a me. Io le do a voi perché serve a me. Per cui non è che voi mi fate un favore perché ascoltate me. Voi ascoltate me, le mie cose, io guadagno del vostro ascolto e voi potete usare quello che io dico per le vostre cose. Però non mi dovete qualcosa perché io faccio questo. L'amicizia è poi un'altra cosa, ma al di là di questo non esiste una deferenza rispetto alle cose fatte. Anche perché quello che mi circonda, lo sconosciuto che mi circonda, è sempre maggiore di quanto io conosco. E inoltre, il punto da quale io sono andato a costruire il mio percorso è diverso da ogni altro percorso che qualunque vo di voi che state ascoltando può percorrere. Per cui le cose sono talmente diverse, talmente separate, che non è possibile dire a un altro cosa fare se non dando le proprie cose. Bene, Castaneda è morto, si dice. Dopodiché ricordate sempre che un apprendista stregone come Castaneda è uno che pratica l'arte dell'agguato, è uno che pratica la follia controllata, è uno che si è tolto dal centro del mondo, per cui non è neanche detto in fondo che sia morto. Io ho praticato il sognare e ho visto una scena, però la scena che io ho visto era che lui salutava, per cui non posso neanche dirvi attraverso il sognare se lui sia morto o non sia morto, semplicemente salutava. Per cui potrebbe anche non essere assolutamente morto. D'altronde i mass media lo stavano usando in maniera talmente squallida attraverso la tensegrità e attraverso l'ultimo libro del sognare che lui aveva scritto, che per me è uno squallore immane, rispetto alle cose invece che aveva scritto precedentemente, che anche sottrarsi, tirarsi fuori da quello che stava succedendo potrebbe essere stata una scelta. Poi un'altra cosa ancora da dire, c'è un altro libro che sta uscendo fuori.
da quello che ho sentito dire io, e sembra che si intitoli Il richiamo dell'infinito, una cosa del genere. Potrebbe essere sia una sconfitta sia un testamento finale, cioè una sconfitta nel senso che se l'infinito ha coscienza e consapevolezza è una sconfitta, se invece è un infinito nei mutamenti, un percorrere i sentieri dei mutamenti del spazio e del tempo, cioè di andare oltre la percezione, allora il discorso è un altro. Però staremo a vederlo alla fine. Nel caso, io, grazie a Castaneda, ho imparato a descrivere il mondo, cioè a descrivere molte cose che mi succedevano. Questo vale anche per Reich, di cui vi ho parlato oggi, delle correnti vegetative. Anche Reich mi ha aiutato a descrivere molte cose. E anche altri personaggi, cioè nella vita ne ho incontrati moltissimi. Però, detto questo, il discorso è chiuso, cioè la via di Castaneda è completamente diversa dalla mia via. E poi io continuo a sostenere che Castaneda era cristiano, e una delle cose che ci separano profondamente fra la via di Castaneda, per esempio, è il discorso che ho fatto stasera. Cioè, mentre per la stregoneria occidentale il sesso non è altro che manipolazione della propria energia, e la pratica del sesso, siccome è una pratica naturale, deve essere fatta in armonia, deve essere fatta per il piacere, con il piacere, e solo se da piacere, e proprio per il fatto che da piacere non si fa altro che manipolare la propria energia, si sviluppa se stessi, in Castaneda invece trovate proprio la forma cristiana in cui l'energia che costruisce il corpo luminoso è l'energia sessuale, allora non bisogna sprecare l'energia sessuale, sprecando l'energia sessuale non si costruisce il corpo luminoso. In realtà questo non è vero. Non praticando sesso, non praticando la sessualità, non si fa altro che bloccare la propria energia in sé, dentro se stesso. È vero che inizialmente ci sono molti effetti della percezione, ma sono effetti che ripiegano su se stessi e che non si dilatano. Per cui anche se bloccando l'energia sessuale, cioè non facendo sesso, sembra che immediatamente ci siano delle esplosioni, in realtà sono delle vere e proprie implosioni perché l'energia vitale si ripiega su se stessa. Il sesso va fatto per quello che piace, per come piace, per dove piace. Chiaramente in una società coercitiva che nasce sotto il cattolicesimo, il sesso può avere anche delle variabili che possono disturbare, però questo non è dovuto al fatto che chi pratica sesso ha delle variabili che possono disturbare, è il fatto che il cattolicesimo impone il sesso come un'aberrazione, come una cosa infame e tende a castrare sessualmente le persone. Chiaramente a mano che le persone si liberano da questa castrazione, il sesso ha più libertà di espressione, ha meno fobie di espressione. E quello che voglio parlarvi di rassegna stampa è il viaggio di Wojtyla in Austria. Allora, qual è il discorso? Il problema è questo. Wojtyla va in Austria e in Austria si trova il problema del cardinale Groer, di cui avevamo già parlato, quello stupratore di persone, di bambini, di apprendisti preti, no? Solo che l'Austria non ha fatto come fanno i cattolici italiani che cercano di non vedere, cercano di non sentire, cercano di non capire come stanno le cose. In Austria si sono veramente incazzati per la questione e si sono talmente incazzati che una parte della Chiesa si è letteralmente staccata. Una parte della Chiesa cristiana, cattolica austriaca, si è staccata dalla Chiesa cattolica ufficiale e si è fatta chiamare la Chiesa Siamo Noi, e mezzo milione di cattolici austriaci se ne sono venuti via. Ora, davanti a un Groer che stupra bambini, cosa fa Wojtyla? Ha detto che non stuprare i bambini è ingiusto, non va bene. No, non lo ha assolutamente detto. Anzi, lui dice che la mensa del benessere e del consumismo sembra essere più attraente, per questo sono molti coloro che oggi vivono come se Dio non esistesse. Cioè, è il benessere che li ha allontanati dalla Chiesa Cattolica, non il fatto che i cattolici stuprano i bambini. Ricordate che quando io dico i cattolici stuprano i bambini, non dico semplicemente come il cardinale Groer che faceva sesso con
con i seminaristi, affermando io sono il padrone, io sono Dio e tu sottometterti a me, perché poi questo è il concetto fondamentale, ma lo uso nei termini pagani, nel senso che stuprare una persona significa privare quella persona di costruire il proprio futuro. Attenzione, l'uso dei termini ha una significazione diversa a seconda del contesto in cui lo usiamo. Addirittura la Chiesa austriaca attraversa da circa un decennio un periodo di divisioni e polemiche rese più drammatiche negli ultimi tempi dal caso Gröhr, e questo è dal Gazzettino del 20 giugno 1998. L'ex arcivescovo conservatore di Vienna, accusato di pedofilia. Una polemica segue all'altra. Si sono levate ieri le irate reazioni, attenzione, di numerosi gruppi di ebrei per il previsto incontro del Papa con un teologo antisemita. Giovanni Paolo II si incontrerà infatti, come di consueto, col corpo diplomatico accreditato a Vienna, ma fra questi figura anche Robert Plattner, inviato straordinario e ministro plenipotenziario dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. In dicembre, Plattner ha scritto un articolo su una pubblicazione teologica austriaca in cui si chiede agli ebrei, attenzione, di chiedere pubblicamente scusa per gli omicidi rituali, un'accusa portata avanti dalla tradizione antisemitica e smentita dalla Chiesa Cattolica. Cos'è questa? Cosa sono questa accusa di sacrifici rituali? Allora, dovete sapere che la Chiesa per 1500 anni ha massacrato gli ebrei, cioè li ha sempre fatti a pezzi. Quello che Hitler, cioè ciò che ha fatto la Chiesa Cattolica con Hitler, è stato l'ultimo atto finale. Ebbene, uno dei motivi per cui li massacravano, dicevano che gli ebrei praticavano l'infanticidio come rituali, cioè per il loro Dio, al loro Dio, che poi è lo stesso dei cattolici, sacrificavano i bambini, cioè c'era una pratica di sacrifici rituali. E questo Robert Plattner scrive ancora che gli ebrei dovrebbero chiedere scusa per questo. Ma queste erano solo menzogne che i cattolici mettevano in giro, cioè erano solo una pratica di sputtanamento infame elaborata dai cattolici per poterli perseguitare. Per cui questo personaggio viene incontrato da Wojtyla, nonostante che stia facendo delle accuse che la stessa Chiesa Cattolica dice che non è vero, cioè che se le sono inventate. Ebbene, lui continua ancora per riuscire a continuare ad attaccare gli ebrei, esaltando le pratiche hitleriane, perché ricordiamo che Hitler ha fatto pratiche cattoliche, non era altro. Continuiamo ancora a leggerci il Gazzettino del 19 giugno 1998. In campo potrebbero scendere anche i conservatori, che contestano la linea conciliare della Chiesa che fa capo all'anziano e stimato cardinale Göring. Ricordiamo che il cardinale Göring era il cardinale precedente a Vienna, che precedette questo Gröhr, il quale voleva una certa liberalità, voleva una Chiesa che fosse più attenta alle esigenze delle classi sociali più deboli, una Chiesa più attenta alle istanze sociali che arrivavano. E questo fu cacciato via da Wojtyla. E hanno fatto sentire la loro voce come le migliaia del gruppo Noi siamo la Chiesa, che hanno dato vita a manifestazioni e raccolte di firme per il sacerdozio femminile e per un più liberale atteggiamento sui contraccettivi. I vescovi austriaci, più che per queste minacciate manifestazioni, sono preoccupati per il solco di incomprensione determinatosi fra la curia e la parte più progressista dei cattolici. E tutti quanti si aspettavano che Wojtyla dicesse qualcosa, ma Wojtyla non dice niente. Dalla Repubblica del 20 giugno 1998 abbiamo, per stanchezza o per diplomazia, Wojtyla salta il brano nel suo discorso dedicato al ruolo guida del magistero. Siccome si vergogna come un verme, come un cane, dei comportamenti individuali, preferisce saltare l'esempio cristiano nel suo discorso. I fan appassionati che gremiscono il Duomo urlano ripetutamente Evviva, ma il cuore dell'Austria cattolica resta inquieto. 3 anni fa, scoppiata la vicenda Gröhr, 500.000 fedeli hanno reagito con una petizione che chiede decise riforme nella Chiesa, partecipazione delle Chiese locali alle elezioni di vescovi, fine dell'obbligo del celibato sacerdotale, cesso delle donne al sacerdozio, libertà di usare i contraccettivi,
è nato il movimento Noi siamo la Chiesa. Thomas Plankenstein, il presidente del movimento, ha già preannunciato che non andrà alla grande messa di Wojtyla. Infatti non c'è andato e la chiesa era semivuota. In Austria Wojtyla attirò 100.000 persone. Ebbene, nonostante i 30.000 circa arrivati fra la Polonia e la Spagna, ad assistere a Wojtyla c'erano 40.000 persone. Tolte le 30.000, restavano 10.000 persone austriache. Questo è rispetto alle 100.000. E andiamo ancora avanti. Il problema che si pongono i cattolici è questo: ma perché Wojtyla non condanna Sto Groer? Visto che ormai è risaputo, le testimonianze ci sono, Groer stesso ha ammesso a denti stretti. È un problema perché erano un centinaio di persone che reggevano i 2.000 palloncini neri e stavano schierate lungo il percorso papale. E questo è dalla Repubblica sempre di quei giorni. Avevano cartelli che dicevano: Glenn, vai a Roma, dialogo e non dittatura. Uno striscione precisava: fratello Papa, liberci dal vescovo Glenn. Chi è Glenn? Green condivide il conservatorismo dell'ex arcivescovo di Vienna e cardinale Hans Hermann Gröhr, e allora sostiene che le accuse di pedofilia contro Gröhr, che Roma ritiene fondate, eccetera, no? Sono calunnie alle quali l'attuale cardinale di Vienna, Schörbohm, ha ceduto per debolezza. Attenzione, un altro cardinale austriaco dice che, che ciò che avviene a Greg, tutte le testimonianze che ci sono, sono calunnie. Per cui, cosa succede a questo? Succede che Wojtyla non condanna Greg. Glenn, l'altro vescovo, è d'accordo con Greg nel stuprare le persone. Ma stuprare fisicamente, non stuprare nel senso pagano, per stuprare il futuro. Allora, noi abbiamo una legge in Italia che si chiama partecipazione morale. Ebbene, quello che non sanno gli austriaci è che se Wojtyla condannasse Gröhr per aver stuprato i seminaristi, dovrebbe condannare anche Gesù di Nazareth per i suoi toccamenti e per il bambino nudo che gli scappa via dall'orto di Getsemani, Marco. Cioè, praticamente dovrebbe condannare anche il suo stesso fondatore. Per cui non può condannare Gröhr. E Wojtyla si trova in queste condizioni. Allora, il problema di Wojtyla è: quale posizione devo prendere io? Quale posizione devo prendere? E lo dice Wojtyla. Dialogo, non dittatura, recitava uno striscione. Fratello Papa, liberaci da Green, era scritto su un altro. 54.000 firme appoggiano la richiesta. Il Vaticano fa finta di niente, anzi. Wojtyla ha colto l'occasione per elogiare pubblicamente Gren per il suo impegno nel reclutamento di nuovi sacerdoti. Cazzo, qua c'è recluta sacerdoti, è giusto meta. È giusto che mi interessa a me se lui difende Gren, che Gren stupra i seminaristi. Non me ne frega niente, dice Wojtyla. Di più, senza affrontare il caso Gröhr, ha ribadito, attenzione Wojtyla, cosa ribadisce? Che i vescovi sono capi e pastori perché così ha deciso Gesù. Infatti, quando qui per radio si sono tutti stupiti, incazzati, offesi perché io dico che Gesù di Nazareth è solo un pederasta, è solo un pedofilo, perché esiste una parte dei Vangeli che danno questa indicazione, io non stavo altro che dicendo le stesse cose che sa perfettamente la Chiesa Cattolica, che però non osa dire per propaganda. Però lo sanno benissimo i cardinali, lo sanno benissimo i preti che praticano gli insegnamenti del loro Gesù di Nazareth. Cioè Gesù di Nazareth ha dato degli insegnamenti che vengono praticati puntualmente dai preti, che vengono praticati perché loro sono padroni della vita, loro sono i pastori che portano le pecore al macello, loro sono coloro che distruggono il divenire umano, sono coloro che mettono in ginocchio i più deboli. Questo dovete pensare. Ricordatevi, c'è a fare il 740, c'è a dargli soldi a sta gente. Ognuno di voi che dà soldi a questa gente non fa altro che aiutarli a stuprare il divenire umano delle persone, a mettere in ginocchio chi non si può difendere. Ricordatevi questo. Ricordate che ogni volta che voi date una lira a un prete, lo aiutate a mettere in ginocchio chi non si può difendere. Ricordatevi questo. E lasciate perdere la propaganda che fa il prete per televisione. L'anno scorso, quando facevano propaganda, dicevano: se avanzano soldi, li daremo anche ai poveri.
adesso invece partono solo i poveri e si dimenticano che devono mantenere il terrore, devono mantenere l'orrore, devono mantenere lo sfruttamento che questa gentaglia, perché gentaglia esattamente come il loro fondatore, esattamente come il loro Dio, sta facendo nei confronti degli esseri umani. E in questo momento non hanno più il culo parato. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Sono in diretta? Sì, dimmi. Sì, volevo parlare filosoficamente di un discorso che ho sentito da lei. Pensate di cavare felicemente con decimare tutti i contadini che ci sono nell'Occidente? Pensate che perché nella legge ebraica c'è scritto che il contadino non sarà nemico ebraico sia sufficiente per distruggere i contadini? Ma io penso che non cavate mica tanto bene, sapete, perché penso che avete superato ogni limite, avete superato ogni limite, ce ne avete fatte troppe, siete venuti anche in Italia a fare, perché non bastava mica quello che avete fatto. Vabbè, allora ricordatevi sempre questo, mi raccomando, non date soldi ai cattolici, firmate per lo Stato, può non piacervi lo Stato, vi può far schifo, vabbè, come volete voi, non è importante, però con lo Stato si può migliorare, si può cambiare, si può modificare. Quando date qualcosa a Chiesa Cattolica lo date a un assoluto, loro si ritengono padroni della vita perché gliela ha data Dio, loro hanno il diritto di stuprare le persone perché questo è il loro ruolo. Attenzione, state attenti a quello che fate, guardatevi, chiedetevi il perché delle cose, guardatevi le mani prima di fare le cose e ricordatevi che state vivendo una vita, questa è la nostra vita, la nostra opportunità per costruire noi stessi. Andiamo ancora avanti, va. Dopo qualcuno magari ascoltando Ivano e Laura che parlano della Bibbia dicono ma se robe vecchie si faceva una volta, cosa vuoi che sia la Bibbia adesso, nessuno la usa più. Bene, dal Gazzettino del 18 giugno 1998, stradi sui gay, Bibbia alla mano. Nel mirino la visita del presidente in Cina a Tiananmen, parli di diritti umani. In pratica cosa succede? Cosa non si sono sentiti dire i gay? Non si sa più. L'ultima bordata da parte dei conservatori americani li paragona agli alcolisti e ai cleptomani, cioè malati e pericolosi, loro malgrado. Questa volta è stato un senatore, Tret Lott, capogruppo dei repubblicani in commissioni esteri del Senato, a scagliare gli strali dopo essersi rifiutato di inserire all'ordine del giorno una votazione sulla ratifica della nomina di James Hormel, omosessuale dichiarato ed ambasciatore USA nel Lussemburgo. Non basta, il senatore texano Dick Samey è sceso in campo armato di Bibbie Vangeli con tutte le sue brave citazioni segnate per dimostrare che l'omosessualità è condannata dalle Sacre Scritture, come se le Sacre Scritture non fossero una porcheria. E questo è il punto. Per cui quando i vanno a laurea vi leggono i Vangeli, vi leggono la Bibbia, ve la commentano, eccetera. Sì, ma tanto è roba vecchia. No, non è roba vecchia. È una pistola puntata alla testa qualora si abbassasse la guardia. Ricordatevi che tutta la libertà sociale che abbiamo conquistato finora è avvenuta soltanto per lo sviluppo della lotta di classe, la lotta dei più deboli, i diritti, la giustizia, la Costituzione della Repubblica, cioè per tutti quelli che la giustizia doveva essere uguale per tutti, non uguale per tutti in ginocchio davanti a me, ma uguale per tutti. Ricordatevi questo, eh. In manetta il parroco e il professore hanno abusato di una sedicenne, dalla Repubblica del 17 giugno 1998, all'inizio erano soltanto increduli, poi sono rimasti senza parole la notizia dell'arresto del parroco. Il parroco ha trovato chi non si poteva difendere e l'ha messo in ginocchio. Ricordatevelo bene questo. In 600 per il maestro Casarin. Ah, questo è bellissimo. Questa è veramente bella. Treviso il 22/06/1998 e viene dalla tribuna di Treviso ed è ripreso dal 23/06/98, c'è anche un articolo sul Mattino di Padova. Il maestro Casarino, e la cosa è veramente allucinante, e quando c'è da mettere in ginocchio le persone sono tutti pronti a farlo, cioè l'importante è strappare alle persone la loro determinazione con le quali affrontare la vita. I parroci lo hanno scomunicato. In effetti davanti alla chiesa c'è scritto non importa di quale religione sei, Dio è di tutti, dice sto pseudo personaggio. Benissimo.
chiaramente i cattolici dicono: no, tu dici pure quel cavolo che vuoi, ma noi gestiamo Dio, Dio è roba nostra, tu vedi andare a prendere da dove che va bene. Questo Casarin, il popolo canta con lui, ritmando il canto con il battito delle mani, si chiede il risveglio invocando i grandi maestri dello spirito. Chi sono questi grandi maestri dello spirito? Gandhi. Beh, è uno che ha detto: mettetevi in ginocchio che saremo liberi. Cioè, per noi, per un pagano, è una delle più grandi bestemmie che esistano. Dopodiché, un altro maestro sarebbe Martin Luther King. Martin Luther King ha aiutato la CIA a spacciare eroina, a riempire i ghetti neri di eroina. Per cui, un'altra aberrazione. Vi ricordate il suo grande sogno, no? Poi, un altro, Madre Teresa di Calcutta. Beh, questa ha costruito addirittura i lager per la gente che non si poteva difendere. E un altro, Padre Pio, questo qua andava in giro truffando le persone. Tutti i personaggi che avevano uno scopo fondamentale: distruggere le determinazioni, le volontà, l'autodeterminazione della singola persona. Tutti i personaggi che volevano mettere in ginocchio chi non si poteva difendere. Vabbè, quando c'è da far soldi sono tutti pronti. Andiamo avanti. Dalla Repubblica 2206-1998, vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sei solo un cretino, non vale la pena aggiungere altro per te, eh. Sei un gran cretino ignorante. E questo è il livello ideologico, il livello di pensiero di un cristiano. Un cristiano non è in grado di fare altro, pur di mettere in ginocchio bambini, stuprarli, distruggere il futuro, costruire campi di sterminio tipo Hitler, non è in grado di fare altro. Infatti non hanno pensiero, non hanno determinazione, vendono solo un povero pazzo. E questo è il loro livello dottrinale. Dalla Repubblica 2206-1998. Abbiamo, tornano i riti dei druidi tra le pietre di Stonehenge. Beh, qui ho qualcosina da dire. I riti purtroppo non si possono ricopiare, non si possono percorrere antichi sentieri. I sentieri che si percorrono sono sempre nuovi. Però quando il mondo ci chiama, quando il mondo che ci circonda ci chiama e ci chiede il risveglio, a volte non sappiamo cosa fare. E allora, pur di fare qualcosa, percorriamo sentieri vecchi e sentieri antichi. Naturalmente è solo imitazione, è solo scenografia, però è un tentativo soggettivo di far rinascere qualcosa che ci sta chiamando. Io posso solo fare auguri a questi, non sono d'accordo con loro, ma faccio auguri per un grande futuro. Vediamo un attimo dal Gazzettino del 17, vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Andiamo avanti ancora. Dal Gazzettino del 17 giugno 1998. La partoriente è povera, deve soffrire. Washington, 7 donne hanno dovuto partorire fra atroci dolori in California perché l'anestesista si è rifiutata di intervenire. Il rimborso della loro assicurazione medica era troppo basso. L'anestesista Lori Burke si è rifiutata di praticare la epidurale alle pazienti perché la loro assicurazione rimborsava solo $57 contro i 300 pagati da altre assicurazioni più generose. La donna ha presentato denuncia, vabbè, contro l'ospedale. Beh, c'è la libertà di cura, non c'è problema, eh. La libertà di cura significa questo, non sai che significa altre cose. Pronto? Beh, delle 100.000 cresime laiche in Germania, come ai tempi del socialismo, ne avevo già parlato prima, e andiamo avanti. La Spezia ferisce 5 agenti col coltello. Dalla Repubblica del 21 giugno 1998. Pronto? Che bellissimo. Vediamo un attimo. Nudo e con coltello in pugno ha tenuto in sacco per oltre 2 ore decine di poliziotti che cercavano di disarmarlo. Al termine di una mattinata di straordinaria follia, ciao Mario. Trascorsa sotto gli occhi di una folla di curiosi. Benissimo. Questo qua è una scalinata, stava urlando di essere un soldato di Cristo. Per cui siate soldati di Cristo e andate fuori di testa, più o meno questo è il messaggio. O forse lui è andato fuori di testa e si riteneva un soldato di Cristo. Vabbè, fate voi. Pronto? Ciao Luigi. Ciao Luigi. Ascoltami, mi vuoi dirtene una novità, non so se te la sappi, se sia una novità.